4. Слышно? Да. А вот, когда мы изучаем, когда мы продвигаемся, ты все больше и больше видишь. Bene, ripeto la domanda. Noi continuiamo avanzando e noi vediamo queste luci, questi segnali in una maniera sempre più chiara, ma noi non possiamo connetterci con loro. È come nel cervello di uno scienziato che vede questi avvisi. Questa non è una domanda. Noi dobbiamo prima avanzare e dopo andiamo a vedere come vediamo la realtà. Questa domanda viene da una mancanza di contatto con la vera realtà. Prima di tutto dobbiamo conoscere cosa ci manca per poter svilupparci noi stessi, per essere scientifici nel mondo spirituale e dopo poter sapere come investigarlo. E no che con i nostri sensi e col nostro focus che possiamo arrivare a loro, perché sono cose che non possono essere assoggettate e comprese dalla nostra mente. Chiunque che apprende la fisica quantica, per esempio, lui sa che ha bisogno di vari mesi per disconnetterti dalla percezione del nostro mondo normale, fino a che iniziamo a raggiungere questa nuova forma, questo nuovo focus, forma una graduale. Succede negli studenti che succedono per questi cambi, che passano per questi cambi. Piede russa. Risulta che tutte queste regole funzionano come piccoli alberi individuali, ma non un bosco. E quindi dopo di questo... Non è che queste leggi sono di fronte a noi, ma che tutta questa confusione sta nella nostra testa, che tutti siamo connessi nella nostra testa di forma egoista e questo sistema egoista non può comprendere che cosa c'è fuori, che cos'è un sistema altruista di percezione unificata. Per questo il nostro cervello non può localizzare, assoggettare a tutto il mondo. E qui abbiamo un problema. Come possiamo organizzarci, programmare la nostra testa, riprogrammarla, perché questa possa comprendere tutto il mondo. Questa è la saggezza della Kabbalah, la saggezza di come ricevere il mondo spirituale che esiste fuori da noi, di una maniera unificata e non di una maniera, diciamo, analogica, in una forma discreta. Sì, separata, diciamo. Non lo possiamo fare per il momento. Quello che dobbiamo correggere, che dobbiamo fare, attraverso di tutti i tipi di azioni, stanno da una parte, invitare la luce che riforma e che è un tipo di influenza di questo mondo spirituale, e questa influenza arriverà a noi e va a programmarci di forma tale che possiamo essere capaci di sentire la realtà di forma diversa. Non ci va a impedire di sentire il mondo nella forma del mondo che sentiamo adesso, ma no, invece in addizione a questa forma di sentire il mondo, questo mondo discreto, questo mondo separato, anche possiamo sentire il mondo integrale, spirituale. Li sentiamo tutti e due. Non è un problema, gradualmente questo si porterà a termine, succederà.